Buonasera ragazzi, benvenuti, bentornati sul canale Atleta TV. Oggi è mercoledì, come ogni mercoledì, Futsal Ormai si sa. Arena, qui con Giulio Gezzi, il direttore, tanto c'è scritto da qualche parte, Marco Nicola qui Che al mio non è fianco. nessuno e ci sta scritto questo da qualche No, parte. no, redattore Futsal per Va bene, prendo e porto a casa. AtletaNews.sport, che è la nostra testata giornalistica. Ovviamente potrete seguire i nostri articoli ai link che trovate in descrizione. Noi vi parliamo di futsal ogni mercoledì, non è l'unica cosa di cui trattiamo qui su Atleta TV. Ve lo anticipo, poi ve lo ricorderemo durante la puntata. Domani Atle Talk, il venerdì è Studio League, l'approfondimento con Deugemo, Vischio e Revillage per quanto riguarda League of Legends. Il lunedì invece è il giorno dedicato alle MMA con Roberto e Augusto. Poi oggi, questa settimana, una settimana ricca di tanti appuntamenti. Ma veniamo A noi. al succo della settimana del calcio a 5 nostrano. Allora, vuoi Com'è andata? partire da... Ah, vuoi partire? Ok, quindi parliamo della Sì, giornata. partiamo dalla giornata di campionato. Allora, una giornata che ha visto comunque il Pesaro fermarsi di nuovo, quindi questa è un'altra volta, Un'altra un'altra notizia. notizia, esattamente, perché come diciamo sempre, quando il Pesaro si ferma fa sempre notizia. C'è il Petrarca che è in fuga perché adesso sono 5 su 5, quindi non c'è più quel... è un po' di fortuna, è l'inizio di qua e di là, quello che si può dire a inizio campionato, ma ormai inizia a essere una realtà che questo Petrarca non si riesce a fermare perché è molto aggressivo, è molto presente in campo e il Ciampino pareggia con la Came Dawson, pure questo un risultato che forse non cambia il campionato di nessuna delle due, ma non scontenta sicuramente nessuna delle due. Per la Came c'è il ritorno in gran pompa magna di Chapavieira, che l'abbiamo visto da vicino. Per quanto riguarda, è stata una bella esperienza, la prima volta che lo vedo dal vivo. Comunque l'attaccante della nazionale fa sempre un certo effetto. E poi comunque sempre le solite partite, vinte, perse, pareggiate all'ultimo secondo, Allora, le solite senti, storie di futsal, diciamo. che non sono così solite, sono magari solite per noi, che per chi conosce magari da poco il futsal, sono storie anche curiose a volte. Però direi che possiamo chiedere aiuto a Raffaele, che oggi ci aiuta in regia, con i risultati del campionato. Così cerchiamo di capire un po'. Insieme, eccoli qua. Cosa rappresentano un po' questi risultati? Allora, io a naso, da quello che abbiamo visto, vedo un paio di pareggi 1-1, 1-1, scarni, diciamo, esatto, non sapevo come Sì. definirli, però scarni è adatto, che insomma per il futsal sono già Sì, un dato. una notizia sicuramente. Uno di questi è quello del Pesaro a cui facevo riferimento, tra l'altro col Manfredonia che fa il primo punto del suo campionato, quindi ancora più sorprendente, però poi ne parliamo perché adesso speriamo che il Pesaro si riprenda, diciamo, anche se ovviamente, cioè, non sta sfigurando, non sta facendo male, è semplicemente secondo in classifica e questo fa un po'. Fa un po' notizia, ma perché è Esatto, Pesaro, perché è cioè. Pesaro, esattamente, è come quando la Juve ha iniziato a non essere più la Juve, ha fatto molta notizia, stessa cosa per il Pesaro, che quindi pareggia 1-1 in casa, tra l'altro, contro il Manfredonia, 1-1, che ci fa capire comunque quanto il Pesaro sia un pochino scarico, perché comunque sì, si può pareggiare, però un 1-1 è un po' un risultato un po' così, come dicevi te, un po' strano per il calcio a 5, ma lo E per il dicevamo. Pesaro E per il soprattutto. Pesaro, certamente per la qualità che ha il Pesaro, soprattutto in attacco, ma lo diciamo noi, lo dicono un po' tutti dall'inizio di questo campionato, che lo dice anche Fulvio Colini, allenatore, lo special one del
del futsal, che è una stagione molto complicata perché il campionato si è livellato, è a 16 squadre, tutte hanno fatto un mercato importante, che quindi tutte o quasi tutte comunque puntano quantomeno alla zona playoff. Poi chissà chi vincerà il titolo, arrivare. Esatto, e dove si potrà arrivare, ma soprattutto si è lamentato, e lo stiamo ripetendo anche noi, della scarsa preparazione atletica che ha potuto fare soprattutto lui, Colini, col Pesaro quest'estate, prima dell'inizio del campionato, proprio perché molti dei suoi giocatori erano impegnati nel mondiale, e quindi molti giocatori sono arrivati anche in finale, quindi l'hanno fatto tutto il mondiale, non solo hanno saltato qualche giorno di preparazione e poi magari sono rientrati, ma sono arrivati fino in fondo, quindi a maggior ragione può lamentarsi. E ora tornano e non sono sicuramente in grandissima forma, e questo si evidenzia anche da questi due pareggi consecutivi, come dicevamo. Fa molto notizia, o quantomeno una partita, forse la più bella del weekend, te ne accorgerai sicuramente del risultato e se ne accorgeranno a casa, è Meta Catania-Napoli. Catania che noi abbiamo visto dal vivo con il Ciampino non fare una bellissima figura, ma abbiamo detto il Ciampino è una bella squadra, e quella era sicuramente una giornata storta per i siciliani, a cui non so se vuoi unirti anche te, facciamo un in bocca al lupo per tutto, per l'alluvione eccetera che c'è stato in questi giorni, visto che stiamo parlando del Catania, non c'entra nulla, però mi è venuto così, era doveroso. Abbiamo detto tante volte, il futsal è molto legato poi al territorio, a maggior ragione, quindi sicuramente Catania che ne fa 5 nel primo tempo al Napoli, quindi una partita sicuramente iniziata con il piede sbagliato dal Napoli, che poi è riuscita in qualche modo a riprenderla, ma la sensazione era che comunque in qualche modo il Catania l'avrebbe portata a casa, nonostante appunto il ritorno del Napoli, che era orfano di Fortino, che ti ripeto sempre questo nome, Robocop. Lo ricorderai sicuramente, sì, come Robocop, sì, sì. Perché ti ha fatto ridere, e Turmena, che sono bene o male i due giocatori principali della squadra partenopea, anche se l'abbiamo detto all'inizio, forse alla prima puntata, il mercato del Napoli è stato un mercato importantissimo, quindi ok, ti mancano i tuoi due giocatori simbolo, che fino a questo momento quelli che ti stanno dando maggiori garanzie, quelli che te l'hanno date anche negli anni passati, però hai comunque un campione del mondo, hai gente molto molto forte e non ci si aspetta comunque che possano, per quanto sia il Catania una gran bella squadra, è una realtà importante del futsal, 5 gol nel primo tempo fanno un po'... Dovrebbe essere una campanella d'allarme. Un campanello d'allarme, sì, oppure, sì, assolutamente. Oppure sintomo di un campionato comunque aperto, competitivo, in cui anche andare a giocare a casa del Napoli è una possibilità. Certamente, poi il palazzetto di Napoli non credo sia uno non è dei un più palazzetto, non è un palazzetto dei meno rumorosi, facile, diciamo, mettiamola così. Come non è, a quanto ho saputo, a quanto ci rivelano fonti attendibili, non è un campo facile nemmeno quello di Eboli della Camedosson. Esattamente, infatti adesso c'è la prossima giornata, c'è il derby proprio Eboli-Napoli, quindi vediamo un po' come si riprenderanno. Facevi riferimento alla Camedosson con il Ciampino, noi l'abbiamo vista con Raffaele dall'altro, l'abbiamo vista dal vivo, e è una squadra in ripresa, abbiamo parlato anche con Sciapa Vieira, che è l'attaccante della nazionale italiana e attaccante della Camedosson, e ci ha comunque detto che una domanda mia, io ho detto proprio cosa vi stava mancando in queste prime giornate, perché vederla laggiù in classifica in 2 punti in 4 giornate era un po' strano per una squadra così, e lui in tutta sincerità ci ha detto sono andati via giocatori importanti, giocatori che comunque giocavano insieme da 4-5 anni, quindi giocatori che si conoscevano veramente, veramente a memoria, e quindi inserire i nuovi non è stato semplice, non è semplice, e noi ci crediamo assolutamente. Ciampino che si riconferma,
nonostante poi Raffaele te lo potrà dire, pali, traverse, c'è stato un palo, un Raubo che prova a metterla di bacino praticamente dentro, ma la palla non entra, è stata una bella partita. E quindi comunque un pareggio che, come ti dicevo, sicuramente è più utile alla Kame, che almeno anella un altro risultato utile consecutivo al pareggio della giornata precedente. Il Ciampino, per quello che ci sta facendo vedere, forse si aspettava una vittoria, o quantomeno sperava in una vittoria per rimanere lì, perché poi, se non sbaglio, era a 7 punti, ora è a 8, con una vittoria sarebbe andato a 10, il Pesaro è a 11 del secondo in classifica. Un pensierino ce lo poteva fare. E chissà che non ne avessero fatto Domanda fatta all'allenatore proprio su questo, e lui comunque si è un po' tenuto sulle sue, come giusto che sia. Ci ha detto che comunque sono una società completamente nuova, una squadra completamente nuova, allenatore nuovo, preparatore nuovo, quindi era difficile aspettarsi anche essere a 8 punti e essere lì dopo 5 giornate. Però secondo me, tra le righe un po' l'ho letto, un po' di rammarico, nonostante... Certo. Sì. Di solito quando dicono così cercano un po'... Cioè di stemperare un po', esatto. Un po' la cosa, perché poi non si deve mai sognare troppo, come dicono sempre gli allenatori, non bisogna né esaltarsi tanto dopo una vittoria né abbattersi troppo dopo una sconfitta, e quindi è quello un po' il ruolo dell'allenatore. Ma secondo me, conoscendo anche lui che è un vincente, un pensierino ce lo fa e un pensierino ce l'ha fatto, e spera comunque di portare avanti questa squadra al meglio delle loro possibilità, e fino adesso devo dire lo stanno facendo. Poi un grandissimo gol di Portuga, che dagli spalti chiamano Tortuga, questa cosa mi fa morire, perché poi sugli spalti si vedono delle cose bellissime accanto a me, tortuga, veramente è stato molto divertente essere lì a assistere a questo. Molto bello il gol di Portuga, ti ripeto, e abbiamo visto un Wilde un po' scarico, ma ci sta, un Raubo invece in netta crescita rispetto alla prima partita che personalmente avevo visto lì a Ciampino. Alla fine se lo portano a casa questo pareggio, perché poi alla fine un pareggio non è una sconfitta, però sei stato sopra, se non sbaglio, per tutta la partita, e poi l'hai pareggiata alla fine, quindi un po' di rammarico c'è sempre, ed è giusto che ci sia se si hanno ambizioni alte. Senti, poi sono andato ovviamente a sbirciare anche il turno successivo. Mi aggancio qui al Ciampino, perché settimana prossima invece affronterà, lo vediamo lì, l'Olympus, in casa dell'Olympus, derby, come ti dicevo prima, derby campano, derby romano, anche qui il derby più sentito forse per entrambe le squadre è più Ciampino Ostia. Sì, perché magari anche per virgolette lontananza da Roma, però comunque l'Olympus dice il derby. È il derby dei fuori, capito? Degli esterni, dei fuori, okay, dal raccordo, esattamente. Ok, ci sta. Però comunque pure l'Olympus gioca al Pala Olgiata, quindi non proprio Roma centro, ecco, quindi pure qui ci sta questo paragone. Il primo, tra l'altro, derby romano del genere, se non sbaglio, perché l'Olympus è sicuramente il primo anno che è in Serie A, e il Ciampino Aniene è sicuramente una nuova società, quindi è la prima volta che si sfidano queste due società nel massimo campionato. Però poi sappiamo com'è il futsal, com'è l'ambiente, anche la community, mm-hmm, intorno ai palazzetti. Più o meno si conoscono tutti, certo, più o meno hanno giocato tutti insieme. Chi magari in qualche anno fa giocava insieme in campo, adesso ricopre posizioni, certo, di dirigenza, quindi sicuramente... Perché poi
come viene a dire, gli infognati, che è un termine che si usa a Roma in senso sì, dantesco, esattamente, dantesco. L'ho ripreso dal Purgatorio, il terzo canto del Purgatorio per la precisione, e, cioè i veri appassionati, quelli che veramente ci sono dentro con tutte le scarpe, sono sempre loro, bene o male, quindi in ambito romano si conoscono tutti sicuramente. Quindi sugli spalti, in campo, sulle panchine, negli spogliatoi. Io per dirti, sugli spalti al Ciampino c'era un signore anziano che avrà avuto veramente, credo, un'ottantina d'anni, con la tuta di rappresentanza dell'altra squadra di Ciampino, che sinceramente non so anche in che categoria giochi, ma sicuramente non in Serie A, fare un tifo sfrenato per il Ciampino. Certo, quindi comunque certo. Ci fa, questa cosa ci fa capire quanto bene o male sia tutto un circolo all'interno appunto del futsal italiano. L'Olympus invece, che viene da un risultato tondo e convincente rispetto a quello del Ciampino Aniene, che ne conferma in qualche modo le qualità, insomma, sicuramente, anche la solidità, sicuramente. E forse tra le neopromosse, come ti ho già detto, era quello da cui ci si aspettava di più, insieme al Napoli, perché ha giocatori veramente veramente forti, e quindi la scorsa sconfitta con zero gol ci aveva lasciato un po' così, perché comunque avere dei giocatori del genere che ha l'Olympus davanti, come Dimas, Cima e tanti altri, fare zero gol è un po' una notizia, e quindi ce l'avevamo un po' segnata questa cosa, li aspettavamo e sono tornati, sono a arrivati. Bomba, carichissimi per sfidare il Ciampino nel prossimo turno. Bene, un prossimo turno che comunque è ricco, sarà ricco di tante partite. Io una cosa mi chiedo, e chiedo a te, perché insomma è un dato: come fa il Pesaro? Allora, il Pesaro gioca oggi in casa contro... Guarda, già so dove vai a parlare, secondo me c'è un errore sul calendario della divisione. Ah, ok. Chiaramente dovrà essere rinviata la partita. Ok, perché il Pesaro in tutto questo gioca anche la Champions League del futsal europeo, unica italiana a partecipare per la terza volta. E Champions League che si trova adesso ai gironi. Girone del Pesaro neanche così, sì, e dopo neanche dopo così lo facile, ne parleremo assolutamente meglio, ma che gioca una partita oggi, una partita domani, un'altra partita e una sabato. Partita sabato. Secondo la divisione sabato c'è anche la partita di campionato. No, il 29 si inizia, poi comunque Lido di Ostia Pesaro avrebbero dovuto giocare il 31, esattamente. Ok, pomeriggio. Sì, non Ostia. Si sa, tipo poi il Pesaro doveva fare doccia pullman Roma Pesaro, che cioè non è proprio una passeggiatina. No. Di salute, quelle sue 4 ore penso a occhio le porti via di pullman, e giocare poi la sera in no, credo, infatti ti dicevo, credo ci sia così a naso, non ci vuole un genio per capire che a naso partita, qualcuno chiami la divisione, per se aggiornare. Non l'ha ancora chiamata nessuno, la chiamiamo noi al volo in diretta per dirglielo. No, sì, chiaramente verrà rinviata la partita, ma è normale, o quantomeno non so quale dei due calendari sia sbagliato, se è quello della Champions League, ma non credo, perché comunque di solito la UEFA difficilmente fa anche di questi errori. Anche quella però è un po' cattivello, assolutamente, cioè nel senso tre partite una presso l'altra, poi di squadre non ho capito bene, questo infatti ti volevo chiedere. Se giocano tutte a Rimini, le giocherebbe tutte in casa il Pesaro, però con squadre che vengono una dalla Russia, una dalla Kazakistan, una Repubblica Ceca, insomma. Per quello comunque sì,
è un po' cattivello questo calendario, però tu pensa pure che non credo che tutto il movimento futsal, e ci metto anche la UEFA, abbia risorse per fare una sorta di Champions League vera, mm-hmm, come nel calcio, perché lì ci sono, a parte che gli spostamenti credo siano minori, perché tipo squadre del Kazakistan non ci sono, però vediamo tipo la Roma come è stata in Conference League, che è andata oltre il circolo polare artico, quindi non è quello il discorso, però hanno sicuramente che maggiori... Forse è l'eccesso, un esatto, eccesso, l'eccesso opposto. Un eccesso opposto. Però sicuramente non hanno le possibilità economiche, di tempo, di attenzione mediatica anche per fare partite in più settimane, far viaggiare le squadre, quindi secondo me la soluzione più logica e più sbrigativa era: prendiamo in una di queste tre, in una di queste quattro squadre, non so come sta, se è stato sorteggiato o come sinceramente, prendiamo una sede fissa, facciamo una settimana di full immersion di Champions League e poi ce la vediamo tra qualche mese. Forse è una questione di capienza del palazzetto. Secondo me è più per capacità economiche e di far spostare così tanto questi giocatori per poi fare delle partite che non riempiono 60.000 persone di stadio, quindi è un po'... Non so quanto il gioco varrebbe la candela, chiaro, quello secondo me è più che altro... Quindi c'è una questione più economica che... Secondo me sì, logistica e economica, diciamo. Allora, io direi, finiamo di vedere... Anche organizzativa. Beh, chiaro, certo. Magari accorpare tutte le partite in un poco tempo. Anche perché poco poi se tu fai spostare le squadre, a quel punto devi fare andata e ritorno. Perché che fai? Il Pesaro gioca con la squadra kazaka, gioca solo lì, e la squadra kazaka non gioca contro il Pesaro a Pesaro. Sì, esattamente. Fai un sorteggio per vedere dove si gioca e a chi tocca non si ingrugna, come diciamo noi a Roma. Questo invece dal paradiso l'ho preso. Sempre terzo canto, però del paradiso. Senti, ma invece prima di andare a vedere meglio, mm-hmm, questione Champions League, finiamo di vedere il turno che, uh-huh, ci aspetta questa settimana, perché comunque c'erano un altro paio di partite interessanti. Intanto, come dicevo, come dicevi anche tu, il Napoli se la dovrà andare a vedere a Eboli in un derby. Insomma, anche sentito, sicuramente al sud lì da quelle parti non sono distaccati, ecco, diciamo, vivono un po' di passione. Di passioni, come giusto che sia, come anche Manfredonia Matera. Sì, Manfredonia comunque ha sbloccato il suo campionato, quindi ci si aspetta qualcosina, perché adesso il tuo punticino, il tuo campionato, tra virgolette, l'hai iniziato con 5 partite di ritardo, per carità, però l'hai iniziato, però... e quindi adesso... Si spinge un pochino. Il Pescara si è ripreso. Il Pescara che ha battuto l'L84 a Salso Maggiore. Pescara fa 3 gol in 3 minuti. Come in Napoli-Catania inizia con una sola squadra in campo. Ti sottolineo un Mammarella che tu non so se conosci, ma è ormai da... Mi tengo basso 5 anni, uno dei 3 migliori portieri del mondo, non italiani ma del mondo, ormai un po' navigato, quindi ci si aspetta una flessione, ci si aspetta che i vari Molitierno e gli altri portieri della scuola italiana prendano il suo posto in nazionale. Ma poi Mammarella è veramente impressionante. E se già sono impressionanti tutti i portieri di calcio a 5, e ce lo conferma sempre Raffaele che voi non vedete ma dalla regia, perché testimone. Ne abbiamo a fine primo tempo, ci siamo guardati, perché il portiere del Ciampino ha fatto una parata veramente non so come abbia fatto, veramente da 3 metri una sassata con il pallone a rimbalzo controllato, quindi anche più duro di quello normale, senza guanti, ha fatto una parata di riflessi veramente impressionante. E di lui, che Casassa se non sbaglio, non si parla granché, cioè nel senso non è uno dei portieri più chiacchierati del campionato,
immaginati il portiere che viene considerato uno dei tre più forti del mondo, immagina quanto effettivamente sia forte. Esatto, tipo una sorta di Spider-Man, tipo che le para con gli occhi. E quindi sì, il Pescara che si è ripreso, ma che se la vedrà con il Polistena. Il Polistena, che come siamo? Il Polistena abbastanza bene. Ora non ricordo sinceramente il risultato dell'altra parte della scorsa partita. Ma dovrebbe aver vinto, se non sbaglio. Adesso guarda, se ho detto subito la cavolata. No, ne ha presi 5. Ne ha presi 5 dall'Olympus. Quindi quando uno dice non dovrei aver detto la cavolata la dice. Però Polistena che sta però facendo... Però dovrebbe... Magari è lo sprone in più. No, ma è una... No, è una buona squadra. Anche loro hanno promosse. Daranno sicuramente del filo da torcere al Pescara. Però c'è da dire che ovviamente il Pescara è superiore. Perché Mammarella, Gui, Coco Wellington sono giocatori che fanno la Serie A da anni e anni. E hanno vinto qualcosina, quindi il Polistena di questi giocatori non ne ha un'infinità. E quindi sicuramente il Pescara sulla carta vince. Poi, come si dice sempre nel calcio, le solite parole famose: la palla è rotonda, si parte 0-0, tutto quello che vuoi. Però certo, delle considerazioni. Devi stare attento un po' alla freschezza forse del Polistena il Pescara, perché essendo neopromossa e non avendo obiettivi ben definiti, può andare lì e giocarsela un po'. È la classica squadra che può... La mina vacante. La mina vacante del campionato, che può sempre riservare sorprese. Ce ne sono tante in questo campionato, perché non si riesce a dire, a parte ora magari il Manfredonia che ti ho detto ha fatto il primo punto adesso, non si riesce a dire quella è la squadra che retrocede, quella è la squadra che vince, questa è una squadra che fa il play out, questa è una squadra che fa il playoff. Sinceramente non ad oggi non ci possono essere queste certezze. Esattamente, non c'è niente di definito in questo campionato, quindi occhio a tutti e vediamo un po'. Poi Mammarella ci ha parlato un po' della nazionale anche, e si è sbilanciato, te lo dico, ha detto noi andiamo ad Amsterdam per vincere. Vabbè, no, per oddio, carità, a Amsterdam ci si può andare per fare tante cose. Vinci, però un po' per vincere dovrebbe essere la priorità. Vai a Amsterdam e torni vittorioso giocare, sicuramente. No. Torni vittorioso sicuramente. Poi a livello di calcio a 5 non è detto. Però no, è comunque lui non è l'ultimo arrivato in nazionale, quindi magari è un eccesso di euforia, una cosa per cui magari poi l'hanno cazziato, cioè nel senso hanno fatto un'intervista a un ragazzo del 2000 della nazionale e lui ha detto guarda noi vogliamo vincere, e Bellarte l'ha preso per l'orecchio dopo l'intervista e ha detto che cavolo dici, devi un attimo farti affari tuoi. Possiamo Mammarella, chiederlo, potremmo sempre chiederlo lo chiamiamo al volo, però dai, Mammarella è un pezzo importante, uno dei più, se non il più navigato della nazionale, quindi Se me lo dice Mammarella, ma anche se me lo dicesse un giovane capestrato nazionale di futsal, anzi sarei contento, piuttosto che sentire magari la solita rispostina, andiamo per giocarci, vediamo partita dopo partita, bene, il mister farà le sue scelte. Certo, infatti però comunque è sicuramente una bella iniezione, una bella carica, diciamo, per la nazionale, ripeto, detto da uno dei più forti, dal veterano, bravissimo. In assoluto proprio della per nazionale. Quello. Io sorseggio. Prego, sorseggia d'acqua dalla tua bellissima tazza. Nel frattempo, io mi stavo guardando un po' il calendario, credo che più o meno abbiamo accennato a tutte. Guarda, io ti dico, vediamo il Petrarca, forse adesso vediamo veramente di che pasta è fatto, perché andare a giocare sul campo della Sandra Abate, che è una squadra che ha vinto l'ultima giornata, che sta facendo molto bene, che è lì
in alto in classifica, che tra poco vediamo. E eccola qui, eccola, vedi qua. Sandra Abate comunque ha 10 punti e ha una squadra che ha preso proprio il DNA del suo allenatore, cioè una squadra che lotta, una squadra cattiva, cattiva ovviamente nel senso sportivo del termine, esatto, cattiva e agonistica, perché Gianfranco Angelini è quel tipo di allenatore, è quel tipo di persona anche, mi viene da dire, nella vita, e quindi andare lì e fare risultato ce ne vuole sicuramente. Vediamo, io se dovessi mettere i miei soldi la giocherei sulla non vittoria. Giocherei un 1x del Sandro Abate sul. Allora, intanto ci dissociamo perché nessuno da pronostici. Sinceramente, non ho mai approfondito. Non so se si può giocare il calcio a 5. Ma sì, dici, si giocano. Si, i... si giocano che cappello sì. Si mette la regina, figurati. Sì, 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 pure quello. Pure tu hai ragione. Il futsal. Però dicevi, allora, se dovessi mettere tutte le tue. Fish, i tuoi fagioli. Li metterei su un 1x del Sandro Abate, sicuramente su una non vittoria del Petrarca, ma non tanto per la qualità della squadra, perché lo vediamo, è lì su in classifica, non te lo devo dire ma io. Il Sandro Abate gioca in casa, è una squadra tosta, che non molla. Tosta, molto tosta. Poi non ha qualità eccezionali, non è il Pesaro, non ha nemmeno magari i giocatori che, per dirti, al Napoli, che ha 6 punti in meno in classifica e che però, come dicevo prima, ha Alex, ha Bruno Coelho, che è campione del mondo, per che scalare la classifica. Esatto, però valla a battere in casa sua, quindi per quello dico, solo, allora, quindi solo abbiamo per un Petrarca a punteggio pieno alla quinta giornata di campionato di Serie A di Futsal, quindi diciamo si attesta quantomeno una contendente a, se non al titolo, indubbiamente ai playoff. Sicuramente. E poi praticamente dal secondo al settimo posto passano 3 punti, sì. Sì, 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 con 6 squadre, appunto, quindi un campionato che è sicuramente apertissimo, ma sì, sì, per alla carità, sesta però giornata è normale che sia non è, così. Però adesso no, ovviamente sarei tipo il mago Merlino se mi ricordassi l'anno scorso alla sesta giornata com'era la classifica, ma sono quasi sicuramente che la classifica era un po' più delineata, okay, di quanto non sia adesso. Perché come non è una banalità quella che dicevamo, non solo noi, ma un po' tutti gli addetti ai lavori, che il campionato si è livellato. È vero. Cari amici di Futsal Arena, guardate la classifica, il campionato si è livellato, certamente. Certo. È quello che ne fa sicuramente però un campionato, oltre che uno sport, il futsal. Molto bello, divertente, sì, sì. Da vedere. Staremo quindi a vedere la prossima giornata, che vedrà anche adesso alla luce della classifica, e vedo un Ciampino Aniene a 8 punti, sesto in classifica, che se la vedrà con l'Ostia, il Lido di Ostia, no, con l'Olympus. Ah, con l'Olympus, vero, esatto. L'Ostia col Pesaro. Che sono lì, sì, 8-7. Lido di Ostia con il Pesaro. Scopriremo seconda quando. Seconda contro ultima. E Lido di Ostia, che poi, giornata successiva, se la vedrà con il Ciampino in casa, quindi... ulteriore un altro scontro. Derby. Insomma, e ti dico, occhio al Matera, anche se non sbaglio adesso quello che ti sto dicendo non è ancora calcolato lì nella classifica, perché ci sono due risultati, te ne parlavo la scorsa volta, due risultati pendenti nel campionato per due anomalie, vero. Perché l'L84 con il Matera la prima giornata, se non sbaglio, ha schierato un giocatore squalificato. Cioè, che l'anno scorso. Che non poteva essere. Esattamente, l'anno vista. Scorso, all'ultima giornata, o ha preso l'ultimo giallo utile e quindi è andato in diffida, cioè è diffidato,
o ha preso un rosso diretto, sinceramente non so, un mago Merlino nemmeno in questo caso, quindi non lo so. E vai, quindi hanno schierato, non sarebbe stato schierabile. Esattamente, esattamente. E l'hanno schierato, e quindi ovviamente il Matera ha fatto ricorso. E sempre il Matera con il Pesaro, che sembra esserci stata un'anomalia nell'inserire i giocatori in lista, una sorta di caso di Avarà, che sicuramente chi ci segue, chi è appassionato di calcio, si ricorderà con la Roma, inserito in, se non sbaglio, praticamente nel futsal ci sono tot giocatori che tu devi, si chiamano giocatori formati, che devono essere cresciuti per X anni dentro la tua squadra, e il Pesaro sembra aver inserito un giocatore dentro questa lista che però non ne dovrebbe far parte, e quindi questo vediamo cosa porterà. E quindi sono 6 punti ballano. 6 punti, 15, a 15 punti c'è la prima in classifica, 6 punti va da sé che sono tantissimi per essere la quinta giornata. 6 punti che ballano sono per il Matera sempre, esattamente, quindi il sarebbero... Matera potrebbe lanciarsi sicuramente ancora di più, anche se 7 punti sono al di là della classifica. La classifica è sempre divisa, sì, sì, sempre divisa in due, c'è sempre la parte sinistra e la parte destra. Quindi, però sei, quindi sì. Salire a quindi 13 punti sarebbe una zona sinistra molto, molto alta della alta classifica, a scapito invece di Pesaro e di L84, che invece andrebbero di sì. Adesso vediamo un po' cosa decide il giudice sportivo. Questi sono punti sicuramente importantissimi. La Cam, vedi? 2 punti adesso, si è un po' ripresa. L'aspettiamo con ansia, anche perché l'attaccante, come ti ho detto, l'attaccante della nazionale, quindi più gol fa lui, più speranze abbiamo anche noi italiani di vedere tanti gol all'Europeo. Intanto c'è da vincere ad Amsterdam, abbiamo detto? All'Europeo? Certamente. È quella la prima? E questa non me la sono persa, però. Dici dell'Europeo? Esatto. Eh sì, l'Europeo giocano tutti nei Paesi Bassi, quindi adesso se non è Amsterdam è un'altra città lì nei dintorni, però comunque sì, si va nei Paesi Bassi, come dice... Ah, quindi Mammarella, il suo vogliamo andare certo, a vincere ad Amsterdam, certo, era per, proprio per la nazionale. Overall l'Europeo proprio. Esattamente, ecco, per quello... Adesso capisco perché dicevi l'ha toccata piano. No, scusate, non avevo capito io. Che è un giocatore importante, come Chiellini avesse detto prima dell'Europeo andiamo tutti e la vinciamo noi, e dici sì, ok, ci crediamo, però un po' Chiello fuori anche voi, un po' meno, esatto, insomma, tocchiamo un attimo ferro, perché non si sa mai. Quindi per quello ti dicevo un Mammarella sicuramente poco on fire, sì, on fire sicuramente on poco scaramantico, però ti ripeto, è fortissimo, quindi avrà le sue ragioni per dirlo, speriamo, cioè, facciamo tutti il tifo per lui, per loro, per tutta la nazionale, come è giusto che sia. Allora, visto che l'argomento l'abbiamo toccato e l'assist l'abbiamo lanciato, bello lungo anche, e parliamo un po' meglio di questa Champions League. Mm-hmm. Tanto, cos'è, che tipo di campionato è? È chiaro che è molto differente dalla Champions League, dalla UEFA Champions League di sì, di è differente sicuramente, non moltissimo, perché ovviamente si affrontano le migliori squadre delle ogni tanto mi prende tipo un malore calo interno di voce. Sì, esattamente, lo so, poi periodaccio questo. Sì, speriamo di non ammalarci, perché ormai sono 2 anni che nessuno si può ammalare, per carità di Dio, non puoi ammalarti, niente. Se poco hai un po' di tosse, piuttosto ti prendi a cazzotti la gola che dirlo a qualcuno, perché sennò vieni tipo denigrato, però ti dicevo... E la Champions League è comunque, si affrontano le migliori squadre, le prime squadre che vincono il campionato dei maggiori campionati di futsal. Non sono ovviamente, non ci sono parallelismi con la Champions League normale, perché come ho detto prima, nessuna squadra kazaka, credo a memoria, ma non dovrei sbagliarmi, ha mai partecipato alla Champions League.
non so nemmeno che campionato si faccia in Kazakistan, e invece qui però nella Champions League ogni tanto escono fuori qualche squadra strana c'è sempre, però soprattutto in Europa League più che altro, non sì, tanto in Champions League, mentre qui ci sono anche questo tipo di squadre. Come dicevi, il Pesaro è un girone molto 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 difficile, perché appunto ci sono i kazaki del Kairat, che l'anno scorso hanno fatto la semifinale, quindi comunque una squadra molto abituata a questo tipo di competizione, a 8-9 circa nazionali del Kazakistan, che ha fatto un quarto posto comunque al mondiale, quindi ha fatto la finalina con il Brasile e persa ovviamente perché è arrivato quarto, però comunque un livello direi alto sicuramente. E ti dico che le due squadre si conoscono bene, il Pesaro e il Kairat, perché anche l'anno scorso si sono affrontati nel round successivo, non nei gironi ma nel round successivo, e quindi si conoscono molto bene, e credo che entrambe abbiano paura di l'una dell'altra, esattamente. Però sicuramente il Kairat è da tenere d'occhio. Poi c'è il Tiumen, che è una squadra russa, sono i campioni di Russia che dominano un po' il loro campionato. 2 anni fa loro hanno fatto semifinale di Champions, quindi livello sempre altissimo, e ed è la prima squadra che vedremo stasera, perché alle 8 e mezza circa, tra un quarto d'ora, 20 minuti, ci sarà appunto Tiumen Pesaro, e è una squadra molto fisica, come lo sai, i russi, comunque quella parte lì, certo, nordica, fanno un po' della... Come ci hanno abituato. Sì, della fisicità più che della qualità tecnica, il loro punto di forza, quindi essendo il Pesaro invece una squadra molto qualitativa piuttosto che fisica, vediamo un po' come se la giocherà, perché ogni tanto capita che grazie alla tua rapidità, alla tua tecnica, vai via e quindi la fisicità degli avversari la annulli con tanta qualità, ma succede anche il contrario, che tanta fisicità batte 3-0 tanta qualità, perché... Ricordiamo poi che comunque il futsal è di per sé un po' più fisico. Diciamo, secondo me è un po' un 50, un po' un 50 e 50. Non un po' più fisico rispetto al tecnico, diciamo un po' più fisico magari rispetto al calcio a 11. Sì, gli scontri sono più... Gli scontri fisici hanno molta più rilevanza. Sì, assolutamente, quindi vediamo un po' come se l'andranno a giocare. Secondo me non ha dormito granché bene Colini questa notte, e infatti ha detto anche, non solo non sono solo fisici, ma sono anche viene scattanti, ma ovviamente non è il termine, intensi proprio nel loro modo di giocare, esplosivi, esatto. E lui ha detto proprio: sono una squadra incredibile e vanno a 1000 all'ora, e questo ci fa un po' capire che tipo di partita andremo a vedere. Però ovviamente noi non ci tiriamo indietro, non ci facciamo spaventare, no, beh, certo, dai russi dai russi a Rimini, esatto, insomma, abbiamo visti tanti, esatto, russi, speriamo a che vengano lì, vado al Cocorico, esatto, abbiamo fatto esatto. serata ieri sera, che il Pesaro invece abbia semplicemente fatto un torneo di scala 40 e siano andati a dormire esatto. presto, e quindi siano un po' più freschi. Poi ti parlo l'ultima squadra, il Pölten, che è quella un po' la vittima sacrificale del girone, ovviamente sempre si parla a bocce ferme, perché come ho detto prima la palla è rotonda, 0-0 eccetera eccetera, quindi non si può mai dire, perché comunque sono l'ossatura della nazionale della Repubblica Ceca, che ha fatto gli ottavi di finale del mondiale, quindi comunque anche qui il livello non è assolutamente alto. Non è assolutamente basso, e quindi ce l'andremo a giocare con tutte. Passano le prime tre, e quindi, come ti ripeto, il Pölten sembra essere quella un po' più indietro, però il Pesaro è quello che ci spaventa un po', il Pesaro che abbiamo visto
in campionato un po' ci fa spaventare, perché non è una squadra, non è la squadra dell'anno scorso, non è nemmeno quella di 2 anni fa che ti mangiava vivo in campo e non risparmiava nessuno. C'ho in aggiunta a tutto quello che ti sto dicendo Borruto, che è forse il loro giocatore migliore, o quantomeno uno dei giocatori migliori, nazionale argentino, che ha fatto finale del mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci sarà nessuna delle tre partite, proprio per l'espulsione immediata in finale del mondiale. E quindi questa è un'altra... L'espulsione del mondiale... Eh sì, perché è sempre okay, UEFA, okay. E quindi se la UEFA ti squalifica, va da sé che sei squalificato per tutte le competizioni, per tutte le competizioni UEFA. E per tutte e tre le partite, perché credo abbia preso 3 giornate, perché non è stato un fallo di reazione, un'espulsione di reazione, quindi non proprio, non è stato un fallo di gioco. Capisco, quindi forse i sudori freddi di Colini, certamente. Poi ho sentito, non ha fatto i nomi, ma ha detto che ci sono altri 2 giocatori che sono in forze, sono in dubbio, hanno qualche acciacco, e quindi sicuramente, poi ti ripeto, Borruto è forse il loro giocatore migliore, è forse il miglior attaccante del campionato, è uno dei migliori giocatori del campionato, quindi la sua assenza sicuramente si farà sentire, e a maggior ragione bisogna stare attenti e sul pezzo per passare questo girone. Però ci crediamo non assolutamente. Non sarà facile a questo punto. Possiamo vederla come un lato positivo di giocarsela in casa, quantomeno certo. Pesaro avrà dalla sua il pubblico, e ti dico pubblico. Per quello che mi chiedevi prima, palazzetti eccetera, per questa Champions League hanno fatto dei mini abbonamenti il Pesaro, molto carina questa cosa, per tutte e 3 le partite a 15 euro. E quindi hanno voluto un po' fare questi prezzi popolari, sì, per guadagnare non solo la gente di Pesaro, che Pesaro Rimini dovrebbe essere una 20 minuti, mezz'oretta scarsa, che sicuramente andranno a seguire la loro squadra, ma anche prendere tutta l'Emilia Romagna, quel bacino lì, perché tutta la Romagna la Romagna, sì, esattamente, che è una terra anche che si sta aprendo al futsal. Lo vediamo con il palazzetto di Salso Maggiore, che è proprio in Emilia Romagna, e dovrebbero aver venduto più di 700 mini abbonamenti, quindi comunque una signora campagna abbonamenti. Bene, 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 staremo a vedere cosa porterà questa Champions League in terra marchigiana e romagnola. E qualcos'altro invece dai campi europei che possiamo sottolineare? Hai studiato il resto della competizione? Pochino, se devo dire la verità, pochino. Però dicevi, passavano le prime tre. Uh-huh. Passano le prime tre dei gironi. Dovrebbero essere quattro gironi. E quindi dopodiché come si procede? C'è la fase eliminazione diretta. Quindi adesso me la andrò a studiare bene, perché oggi ho provato un po' ad approcciarmi. Quindi allora passano le prime tre, quindi ne passano 12. Sì. Che non bastano per fare degli ottavi. No, infatti credo sia una sorta. Non è proprio quarti di finale, ottavi di finale come nel calcio normale. Io sto dicendo, ho provato a entrare nel regolamento oggi pomeriggio, era molto complesso. C'era tanto da vedere nelle altre partite. Giustamente, facciamo passare la prima giornata di certo, il mio obiettivo era diamo tutte le informazioni sul girone e poi ce la vediamo la prossima volta, ce la studiamo a tavolino. Ben pensata. Questo però ci fa capire quanto io e te non ci parliamo prima della diretta. Esatto, perché esatto, se no ti avrei detto, guarda, non mi chiedere come si va avanti, perché male, malissimo. Ne so ben poco. Sì, male malissimo. Va bene, approfondiremo. Come disse, siamo qua apposta. Se ci sono amanti di YouTube come me dei tempi vecchi, questo è il bello della diretta, lo disse uno youtuber con problemi mentali, non credo che si offenda nessuno, che
fece una puzzetta in diretta. Ah, ok, questo è bello Dice: della diretta. la rimango nel video perché è il bello della diretta. Questa è rimasta veramente una pietra miliare Di YouTube. Internet in generale. Esattamente. Era forse una citazione televisiva anche, perché Sì, no, certamente, però faceva ridere, la rimango nel video. La rimango nel video, questa Sì, poi capito, vince molto, credo sì. sono 10 anni che non vedo quel video e me lo ricordo come se fosse ieri. Questo mi fa capire quanto poteva far ridere. Va bene, allora facciamo così, ci diamo un appuntamento la prossima settimana con maggiori informazioni riguardo il proseguio poi del cammino in Champions League. Intanto ci vedremo come andrà la prima giornata dei gironi, quelli del Pesaro e quelli degli altri. Ah, e mi sono dimenticato di dirti, nel girone del Pesaro oggi hanno giocato prima di oggi alle 8:30 c'è il È Pesaro, vero, alle hanno giocato già. 17:30 si è giocata il Kairat contro il Pölsen che è finita 3-3. Quindi un Ah, risultato quindi il Pulsen già. già ha messo il suo ponticino che è un risultato che va letto un po' da entrambe le parti, perché uno dice, ok, una delle favorite ha toppato, però una delle squadre che tu speravi rimanesse, tra virgolette, a 0 punti in classifica, ne ha già fatto uno. Quindi tu devi almeno farne Almeno farne due, due. ora come ora. Quindi va sicuramente letto nei due sensi il risultato. Però non è un risultato da buttare, secondo me, perché il Pesaro deve pensare più in alto piuttosto che a sperare nei 0 punti del Tolson. Ecco No, quello certo, ti volevo dire. quello non porta mai Granché granché bene, bene esattamente. di solito. Quindi, mercoledì torniamo sicuramente con maggiori informazioni, con i risultati della Champions League, con i risultati della Con la sesta giocata giornata. del Petrarca, che vediamo se abbiamo preso. Vedremo Se se il l'uno picchietto Hicks e il Sandra del Abate è stato Petrarca preso. lo prendiamo. Quindi, con i risultati del campionato di futsal di Serie A, vedremo se avremo possibilità di riuscire a seguire qualche partita in diretta, perché sono sempre molto divertenti, e se avremo possibilità di farle vedere È a tutto chi, in. a qui, a chi segue il futsal. È tutto in costruzione. Alla fine è così, è il bello di Nella affrontare, diretta. è il bello della diretta, ed è il bello di essere anche degli esploratori in un Sì, territorio un po' noi andiamo, non ci inesplorato, di interessa. frontiera. Vi ricordo ovviamente gli appuntamenti di Atleta TV, domani con Atlet Talk, venerdì Studio League. Non dimenticate di lasciare il follow al canale Twitch per seguire tutte le nostre dirette, ma anche ai canali social, atletanews.sport per le notizie sportive, gli approfondimenti, le interviste, ma Atleta eSport per seguire gli andamenti della squadra Di eSport che stavo di sentendo eSport che viaggia. viaggia verso Lucca con due formazioni che gio si giocheranno le rispettive finali live da Lucca Comics and Games, cosa che fa molto piacere alla redazione di Assolutamente. atletanews.sport, fa anche molto lavorare. Quindi questo Diciamocelo. siamo contenti anche per questo. Quindi ragazzi, da parte mia è tutto. Marco Tutto anche da parte mia. Non e anche da Raffaele, penso alla regia, abbia nulla da non abbia dire. nulla da obiettare. Saluto Vischio che sapevo essere da qualche parte a moderare. Io saluto tutti, vi ringrazio e vi do appuntamento ovviamente domani qua a The Talk. Ciao ragazzi. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale, seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!